Proprio è meraviglioso e bello che possiamo ascoltare, contemplare e cercare, sforzarci di accogliere questo Vangelo proprio scrutando fortemente l'immagine della sua misericordia. Siate perfetti, siate santi. Certo è grande la dignità alla quale ci chiama il nostro Signore. Ieri ho cantato Magnificat nella mia stanza, è esplosa nel mio cuore la grande gioia. Sarà mezzanotte circa. Ieri era giornata impegnativa, prima di addormentarmi guardavo ancora l'attività del Santo Padre Francesco e guardo il Papa ieri ha firmato il miracolo di un giovanissimo ragazzo a Cutis. Diventerà beato. 15 anni di vita, morto nel 1996. Raramente ho sentito nel mio cuore una gioia così grande come ieri notte. Era un coronamento di questa festa dell'immagine misericordiosa che ieri abbiamo celebrato. Perché? Perché ancora una volta in mezzo a noi ci sono persone, e in questo caso un ragazzo giovane che ha abbracciato la vita della perfezione, la vita della santità. E quindi in mezzo a noi camminano i santi. Non è detto, come spesso pensiamo, che quelle persone vecchie, anziane, ormai non hanno niente a che fare, allora possono sgranare i granelli di rosario e prepararsi a lasciare questo mondo. Invece ai giovani pensiamo, quelli che saltano, si ubriacano, mangiano, bevono, sono a discoteche, ma non è così. Non è così. Allora, perché lo dico? Perché noi possiamo accogliere praticamente questa follia dell'amore che ci chiede il nostro Signore. Se vogliamo vivere in coerenza il cristianesimo. Perché vedete, una delle tragedie della vita sta nel fatto che raramente gli uomini gettano un ponte tra la teoria e la pratica, tra il dire e il fare. Gesù aspetta pazientemente da noi questo cammino di misericordia. Questa immagine accolta, contemplata, può ricostruire in noi il suo volto misericordioso, il suo cuore misericordioso, le sue mani misericordiose. Quello di Gesù è un amore fattivo, un amore fatto di mani, di tuniche, di prestiti. Non c'è amore senza un fare. Amare i nemici non è moltiplicazione di emozioni, di sensazioni, ma di gesti operativi. Amare per Gesù
Vuol dire è un generoso suscitare, risvegliare, rigenerare nell'altro la scelta di relazioni positive. Significa vivere una vita che non esclude consapevolmente nessuno. Certo, è molto bello amare quelli che ci amano, ci riempie la vita, ma c'è più della vita, c'è un mondo nuovo da creare, un sogno di Dio da realizzare. E Papa Francesco, nell'esortazione alla Chiesa di Amazzonia, quel documento che è uscito pochi giorni fa, il Papa parla dei sogni, perché ci sono ancora tanti sogni che sono quelli di Dio non realizzati, perché abbiamo ancora tanta durezza dentro di noi che non riusciamo ad accettare di amare i nemici. Eppure la terra sarà nuova, sapete quando? Quando le vittime si prenderanno cura dei carnefici, fino a cambiare il loro cuore. E qualcosa di questo è avvenuto nel grande giubileo di misericordia. Tutto attorno e dentro di noi ci dice: dove c'è il tuo fratello? Prenditi cura del tuo fratello che ancora vive nell'odio, che ancora ha sentimenti di violenza, di vendetta. Aiutalo, ma non con punizione, non con la condanna, non con il carcere, ma con l'amore. È possibile rispondere quando Gesù ci dice: ciò che volete per voi, fatelo voi agli altri. Ripeto, ciò che volete per voi, fatelo voi agli altri. Allora brevemente scopriamo ciò che di più desideri per te e fallo per gli altri. E allora ciò che desidero per me è proprio questo. Ognuno di noi potrà dire subito: voglio essere amato, voglio che qualcuno mi benedica, voglio che si preghi per me, voglio che mi sia reso bene per male, voglio che si abbia fiducia in me, che mi si perdoni in anticipo, che mi si incoraggi, che sia tenuto in stima ciò che ho di buono. Ecco, questo voglio per me. Questo cercherò di dare allora agli altri. Allora sarà il cammino di perfezione. Tutti questi eventi di grazia che noi abbiamo e celebriamo nel cuore della Madre Chiesa davvero devono ricostruire in noi quella bellezza, quella perfezione che c'è e c'era in ciascuno di noi, perché Dio non ha sbagliato creando il mondo, non ha fatto l'errore. Noi siamo i suoi figli prediletti, ma tante volte
proprio abbiamo chiuso tutto, occhi, orecchi, cuore, a questa bellezza, a questa perfezione, a questa santità. E allora imploriamo davanti a questa immagine di Gesù misericordioso, imploriamo queste grazie, perché forse a volte passiamo molto tempo davanti a Lui, ma Gesù ci direbbe: voi non sapete quello che chiedete. Nel Vangelo di oggi troviamo il riflesso del messaggio che riceviamo proprio ogni volta che contempliamo il mistero di questa immagine, perché questa immagine interroga a quanti si avvicinano ad essa: Gesù, confido in te, perché sta proprio qui il segreto di questa immagine miracolosa. Davanti a questa immagine, diceva San Giovanni Paolo II, impariamo a guardare al mondo e ai fratelli in atteggiamento di gratuità e di condivisione, di generosità e di perdono. E proprio questa immagine è la risposta al profondo bisogno di ciascuno di noi, ed è bisogno di misericordia, bisogno di perdono, bisogno dell'amore, bisogno di comunione, bisogno di civiltà dell'amore. Finché questo non avviene, noi veramente non usciremo da tante epidemie e virus che girano in questo pianeta. Perché avvertiamo, andando sempre più avanti, che c'è qualcosa che si è guastato. Abbiamo paura della natura. La natura ha paura dell'uomo. E viviamo senza pace. Cerchiamo consolazione e soccorso nel progresso della medicina, sperando che sarà essa a sistemarci vari guasti che si sono creati e buchi che non riusciamo a camminare, non riusciamo a respirare. Ma il problema è noi. Se siamo ciechi, cadremo subito. Se il cuore si ferma, la vita si ferma. E per questo questa immagine di Gesù misericordioso, come diceva Papa Francesco, veramente, lui la chiamava misericordina, questa preghiera, questa invocazione può essere veramente antibiotico per sanare completamente l'uomo e il mondo, l'anima e la carne. Sia lodato Gesù Cristo.